il mio fidanzato intento a fare la foto al tartufo di Pizzo. Il mio è il tartufo e il suo è la super briochona. Siamo qui da Enrico, che si dice che abbia lui inventato il tartufozzo. Soddisfatto della foto, signore? È abbastanza. Ora, se vogliamo vedere com'è questo gelato. Allora, noi siamo appena saliti da mare. Posso riprendermi il mio tartufo? Sì. Appena saliti da mare. Sì. E ci siamo per rifocillare con il tartufo. E ora farò un assaggio in diretta. No, è mio il primo. Ah. È tipo un cuore di cioccolato. Amore, si scioglie in bocca. È tipo un cuore di cioccolato. Amore, è paradisiaco, vieni qua. Amore. Per gli amanti del cioccolato, a Napoli si dice la guerra. Invece io, che sono un po' più dall'altra sponda, devo accontentare di una brioche gelato con Kinder, nocciole e pistacchio. Si accontenta lui. Vabbè, ne mangiamo. Siamo in diretta live per pochi secondi. Perché? Perché scarica? No, la memoria. Piazza della Repubblica, Enzo Calabro, questo è il caffè dello scenario di mare. Io in testa. Amorina mia, dove siamo? A parte con questi bei cagnolini. Ciao cagnolini, ma siete proprio carini. Sì, siamo in un territorio meraviglioso, nel complesso rupestre della civiltà zungrese, di Zungri. Di Zungri. In una frazione di Briatico, provincia di Bivio. No, credo che sia proprio una paese. Ah, un paese a parte. Sì. Non ci vede molto. Questo villaggio rupestre, a partire dal 1600, si insediarono degli agricoltori che scavarono varie grotte all'interno del quale facevano alcune attività quotidiane, tra cui il vino. E questa è la prima grotta che ci fa vedere le due vasche, la vasca grande e poi defluiva nella vasca piccola, per poi far fermentare l'uva nelle botti. Il mio amore è un divulgatore nato. Assolutamente, dovremmo provare il vino zungrese. Sì. Le chiavi di questo posto ce le ha date la coordinatrice del turismo. Ma quanto sì. E noi ringraziamo, sì, per averci dato la possibilità di camminare tra questi insediamenti, Omar. Stiamo attraversando un pezzo della storia, come sempre. Un pezzo del tardo medioevo. No. Già siamo nell'epoca barocca. Ma anche lateralmente sono scavate, guarda, amo. Qua passava l'acqua, scivolava l'acqua e questo è scavato. Questo è ancora più grande.
Sì. Allora, non è proprio facile stare a vivere. Il tufo si è consumato. Oh! Te l'ho detto! È un villone! Sì! Ho due stanze! È un bilocale! Quindi qua 400-500 euro al mese! Gli ridiamo! Si può. Qua sono gli animali! Purtroppo non lo so, amore, non avendo una guida è più difficile. Possiamo immaginare, come dice Alberto Angela. Dottoressa Pagano, sì. È qui per spiegarci l'insediamento rupestre di Zungri. Purtroppo non sono un'archeologa. Ma lei può fare questo e altro, sì, sì. C'ho pochissima memoria, amore. Non cazzeggiamo. Guardate che spettacolo. Qua ci dormiamo. Sono i bambini. No, ci sono anche buchi per le scale in legno. Questo è grande. Amore, saluta il vlog.